Ciao, benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Tutte le video guide sono disponibili anche in formato scritto, da leggere. All'inizio di ogni video puoi cliccare in alto a destra sulla scritta "Leggi questa guida" per visitare la pagina e leggere il procedimento. Se la guida va troppo veloce o troppo lenta puoi velocizzare o rallentare il video. Se non sai come fare, puoi seguire la nostra guida dedicata di cui trovi il link in sovraimpressione o nella descrizione. Infine, per comodità ti consigliamo di tenere questa video guida aperta su un dispositivo, mentre svolgi l'operazione su un altro. In questa guida, vediamo alcuni esempi di mail truffa che ci sono state segnalate, e impariamo come riconoscerle per evitare di essere truffati. La sicurezza su internet è sempre più centrale per le grandi aziende, ma anche per i privati. Tramite un SMS, una mail o un QR code contenente un link o un'immagine da cliccare, spesso a tradimento, possono installare un app virus sul nostro dispositivo, oppure semplicemente convincerci a fornire i nostri dati. Una delle truffe più comuni, infatti, è il phishing, ovvero il furto di dati tramite varie modalità. Il primo esempio che vediamo sono delle finte email, apparentemente di Poste Italiane, ma con cui hanno ben poco a che fare. Un utente ci ha inviato lo screenshot di questa mail, in cui praticamente ci viene detto che un pacco per noi è pronto per la consegna, e dobbiamo scegliere l'orario in cui riceverlo, cliccando sul tasto indicato dalla freccia. Tramite un software sicuro, abbiamo testato il link che vorrebbe farci cliccare, e ovviamente, non porta sul sito di Poste Italiane, ma su un sito di e-commerce su cui sconsigliamo qualsiasi acquisto. Potrebbe essere pubblicità fraudolenta, ma pensiamo sia un tentativo di truffa. Magari qualcuno clicca, raggiunge il sito, trova un articolo che sembra convenga comprare e porta a termine l'acquisto registrandosi e fornendo gli estremi della carta per poi vedersela svuotata. Un'altra mail truffa che ci hanno segnalato vuole imitare il corriere DHL, senza mai scrivere il nome, ma utilizzando i classici colori con il chiaro intento di ingannare gli occhi. In questa mail ci viene detto che c'è una spedizione per noi in attesa che non è stato possibile consegnare, e ci invita a cliccare su "Controlla qui". Il bottone non funziona perché l'intera mail è composta da un'unica immagine, cliccabile in qualsiasi punto, quindi anche solo scorrendo con il dito senza fare attenzione. Dal computer, soffermandoci sull'immagine con il mouse senza cliccare, in basso a sinistra o a destra, va a seconda del browser che usiamo, vediamo l'indirizzo del sito a cui vorrebbe mandarci. Usando poi un software sicuro che si chiama Tor, andiamo ad analizzare il link in questione. Se ti interessa imparare a usare Tor, trovi il link a una nostra guida in sovraimpressione o nella descrizione. Andando a visitare il link, in questo caso, scopriamo che non esiste più. Speriamo non abbia truffato nessuno prima di chiudere. L'ultimo esempio che vediamo, sono delle finte mail apparentemente inviate da Unieuro, in cui ci viene detto che siamo stati selezionati per vincere un fantastico premio, semplicemente rispondendo a un semplice sondaggio, e ci invita a cliccare su "Rispondi subito al sondaggio". Ovviamente anche qui si tratta di un'unica immagine, che cerca di farti cliccare involontariamente per poi reindirizzarti da qualche altra parte, con l'obiettivo minimo di raccogliere dati. Anche i semplici dati come ad esempio nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono possono essere raccolti e rivenduti. Non ti capita di ricevere chiamate indesiderate e email di spam? Hai scoperto il motivo? Le truffe più grandi ovviamente sono quelle che riguardano direttamente il furto di denaro. A tal proposito, abbiamo una guida che si chiama "Come pagare online in sicurezza" che ti consigliamo di leggere e la trovi cliccando il link in sovraimpressione o nella descrizione. Per fortuna spesso le email di spam vengono riconosciute e messe a punto nella cartella spam, ma gli indirizzi da cui le mandano vengono cambiati in continuazione, quindi bisogna fare attenzione.
come vediamo nell'immagine, spesso queste mail sono inviate da indirizzi ambigui, che non hanno nulla a che fare con l'ente o l'azienda che vogliono imitare. Quindi per prima cosa controlliamo da chi arriva la mail. Se non stiamo aspettando nessun pacco, non abbiamo motivo per cliccare una mail in cui ci viene detto esserci un pacco per noi, anche perché spesso, nel migliore dei casi, forniamo dati a chi ci invierà a casa materiale a pagamento non richiesto, fino ad arrivare al furto di dati e soldi. Spesso i dati ci vengono rubati tramite i social network, come ad esempio su Facebook. Abbiamo una guida dedicata a come usare Facebook in sicurezza, che puoi leggere gratuitamente cliccando il link in sovraimpressione o nella descrizione. Sul nostro sito e sul nostro canale trovi tante altre guide per la sicurezza e la consapevolezza nell'utilizzo di internet, tutte gratis e illustrate in ogni passaggio. Dicci com'è andata nei commenti. Se hai avuto dei problemi, risponderemo il prima possibile. Se la guida ti è stata utile, per favore, metti mi piace al video e iscriviti al canale. Grazie, e ricorda, come fai? Lo fai online.